Non c'è solo corsa elettrica qui in anteprima mondiale al Salone di Francoforte, Opel porta anche l'ibrido plug-in. Parliamo di un SUV di segmento C che nasce sulla piattaforma EMP2 di gruppo PSA, la stessa di Peugeot 3008, che tra l'altro è disponibile anche questo in versione ibrida plug-in. Opel Grandland X All-Wheel Drive, PHEV e chi più ne ha più ne metta, insomma, versione ibrida plug-in con trazione integrale. Parliamo della versione più evoluta della piattaforma EMP2 di gruppo PSA per quanto riguarda le ibride ricaricabili, una vettura che sfrutta la combinazione tra un motore turbo benzina 1.6 da 147 kW, quindi 200 cavalli circa, abbinato a due motori elettrici da 80 kW l'uno. 109 cavalli l'uno dunque, per un output totale che arriva, abbiamo detto, a 300 cavalli e che permette di sfruttare appieno la trazione integrale elettrica. Il sistema è alimentato da un impianto elettrico da 300 volt con una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh di capacità, che è posizionato sotto ai sedili posteriori in modo da non togliere troppi litri al vano bagagli. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP da questa vettura è di 50 km in modalità totalmente elettrica. Su questa vettura, abbiamo detto, ci sono due motori elettrici, una trasmissione automatica a 8 rapporti integra il primo motore, che è destinato alle ruote anteriori, mentre il secondo motore elettrico con l'inverter e con il differenziale fanno parte di un sistema indipendente che ha il compito di fornire trazione all'asse posteriore. Sfruttando la carica delle batterie e la sinergia tra due motori, Opel dichiara un consumo medio nel ciclo combinato sempre WLTP di circa 2,2 litri di benzina ogni 100 km e 42 grammi di CO2 emessi per ogni chilometro. Quattro le modalità di guida selezionabili dal Drive Mode, un selettore integrato all'interno del tunnel centrale. Elettrico, la vettura si muove chiaramente in modalità 100% elettrica fino a 135 km/h di velocità massima. Presente un sistema che viene chiamato Regeneration on Demand, con la massima intensità di recupero energetico, classico effetto one pedal che ovviamente dovremo verificare. Modalità hybrid, quindi c'è uno switch automatico tra modalità elettrica e termica per minimizzare i consumi. All-wheel drive, trazione integrale elettrica, quindi viene attivato il motore posteriore per la trazione posteriore insieme alla trazione anteriore data dal motore elettrico e dal motore termico. E poi sport, che combina in sostanza i tre motori per avere la massima potenza, appunto quei 300 cavalli. Altre cose interessanti di questa vettura: il caricatore integrato da 3,3 kW, si può fare l'upgrade a 6,6 kW, quindi per una ricarica da una colonnina da 7 kW e 4 in circa 1 ora e 50, 2 ore. E poi ancora la pompa di calore che sostituisce il sistema di ventilazione tradizionale. Come Opel Corsa, anche Grandland X è dotata di servizi connessi Opel Connect, quindi con il navigatore IntelliLink 5.0 è possibile sfruttare il traffico in tempo reale, ma anche la ricerca delle colonnine di ricarica direttamente dal navigatore, oppure, come sempre, tramite l'app per il controllo remoto. Ci sono anche in questo caso 85.000 punti di ricarica in tutta Europa, a cui è possibile accedere tramite l'app Free to Move. L'anteprima mondiale qui a Francoforte, ma in realtà Grandland X ibrido plug-in è già disponibile in Italia al preordine con una formula di noleggio a lungo termine Free to Move Lease, l'abbiamo visto anche su Opel Corsa. In questo caso il canone promozionale di 389 euro al mese. Come su Opel Corsa E non vi è alcuna differenza in pratica a livello estetico rispetto alla versione con motori diesel o benzina, semplicemente abbiamo la possibilità di avere la vernice bicolore che arriva anche sul cofano anteriore, con questo nero che va a contrasto in questo caso con il rosso. È ovviamente presente un ulteriore sportello per alloggiare la presa di ricarica, in questo caso di tipo 2, ovviamente per ricaricare energia elettrica con corrente alternata. All'interno il sistema di infotainment non cambia, viene aggiornato con le nuove modalità per la visualizzazione dei flussi di energia. In questo caso abbiamo la visualizzazione dei flussi, abbiamo la statistica dei consumi e abbiamo la possibilità, come abbiamo già detto, di ricercare all'interno del navigatore connesso i punti di ricarica. Questa nuova modalità di visualizzazione è presente all'interno dello schermo centrale da 8 pollici del sistema di infotainment Opel Connect,
ma anche nel piccolo schermo a colori ricavato all'interno della strumentazione parzialmente analogica digitale.